Uno dei problemi che si sta diffondendo sempre di più è quello dei dolori articolari. Non so, forse legato anche al tipo di vita che stiamo conducendo, che ci porta a una restrizione dei movimenti sempre più sensibile, purtroppo. Voglio rivolgere questa domanda al professor Ludovico Panarella, ortopedico e traumatologo presso il Policlinico di Tor Vergata a Roma. Allora, professor Panarella, questo problema dei dolori articolari che sta diventando sempre più diffuso può essere legato a questo momento del Covid-19? Indubbiamente questo momento pandemico ha portato, come diceva lei, una restrizione notevole delle libertà individuali e delle capacità di movimento, quindi di fare anche un esercizio fisico regolare, quotidiano, di tipo aerobico. Questo porta, per la nostra esperienza, diciamo, sul campo, a vedere sostanzialmente due tipi di pazienti molto diversi tra loro. Quelli che non hanno più la possibilità di fare appunto un esercizio regolare, che arrivano manifestando dei dolori sempre più gravi e legati essenzialmente ad un blocco dell'articolazione, a una limitazione di quella che viene detta omeostasi, ossia equilibrio dell'articolazione stessa. E poi, al contrario, pazienti che si sono magari scoperti improvvisamente, pur di fare quel minimo di esercizio, per esempio runners, anche se non erano particolarmente allenati, e quindi di contro anche per loro. Ecco, cosa offre, diciamo, un ortopedico a colui che ha questi dolori e che non ne può più? Quali sono i rimedi? Allora, principalmente direi arrivare ad una diagnosi, che di questi tempi non è sempre agevole, viste le restrizioni anche di accesso talvolta alle strutture, diciamo, ospedaliere, ma anche ambulatoriali. Quindi probabilmente suggerirei a un paziente di comunque entrare in contatto o col medico di medicina generale o, se ha modo, con lo specialista di riferimento. E Che è questo l'ortopedico che è praticamente. essenzialmente l'ortopedico che può trattare di queste patologie, ma qualora questo non fosse possibile, senz'altro può iniziare, come dire, quello che a volte è un percorso un po' complicato, è un viatico solo per arrivare alla diagnosi. Posta una diagnosi tutto sommato di facile soluzione, nel senso che non necessita di un trattamento chirurgico, tanto per intendere, dovrà poi orientarsi verso un percorso, diciamo, di tipo riabilitativo o Ma i rieducativo. farmaci, queste infiltrazioni che a volte si fanno per togliere il dolore, hanno una loro validità? Allora, indubbiamente hanno una validità di tipo antalgico, cioè antidolorifico, antinfiammatorio. Questo però limitatamente ad una fase che noi possiamo considerare acuta, quindi se il paziente improvvisamente lamenta un dolore, un blocco articolare, un problema che lo colpisce in maniera repentina, escluse le diagnosi più gravi, si può comunque intervenire per alleviare questo suo problema. Poi bisogna andare un pochettino più in profondità e vedere di risolvere o comunque contenere e prevenire, In che perché modo? la prevenzione è sempre duplice, parte dallo stile di vita, se vogliamo, fino ad arrivare a dei controlli comunque sufficientemente regolari per chi magari è in una condizione borderline, quindi gestibile. Ma nel momento in cui si dovesse trascurare o nel momento in cui dovesse ridurre le sue attività motorie, può poi diventare una vera e propria patologia. Quali sono, diciamo, i rimedi, che normalmente voi ortopedici consigliate per queste problematiche? Il movimento, sicuramente, se un paziente è in buona salute, non ha patologie particolari, è comunque raccomandabile. Quindi laddove non si riuscisse a farlo più con regolarità, non si riuscisse più banalmente ad esplicare le attività quotidiane, recarsi al lavoro piuttosto che andare magari in palestra per chi aveva l'abitudine, è comunque opportuno cercare di muoversi con le dovute precauzioni, magari in un ambiente aperto, riuscire anche eventualmente in casa se Quindi il uno ha. movimento comunque è È fondamentale. fondamentale, fosse anche una passeggiata 2 volte al
giorno se uno ha la capacità e la fortuna di poterla fare. L'alimentazione ha un suo peso? L'alimentazione andrebbe adeguata, chiaramente adeguata all'attività motoria, quindi senza arrivare necessariamente ad andare tutti dal nutrizionista clinico, però sicuramente cercare di adeguare sia in quantità che in qualità il cibo che assumiamo.